Buongiorno, leggiamo questa mattina dal Salmo 55, versetto 22. Getta sul Signore il tuo affanno, ed Egli ti sosterrà. I nostri affanni. Abbiamo tre versetti nella Bibbia che rivelano la volontà di Dio ai suoi figli che stanno portando carichi pesanti. Il primo, in Galati 6,5, parla di qualcosa che dobbiamo fare, portare il nostro fardello. Il secondo, in Galati 6,2, ci dice qualcosa che dovremmo fare, portare i pesi gli uni degli altri. Il terzo, nel Salmo 55,22, parla di qualcosa che potremmo fare, gettare i nostri pesi sul Signore. Nota bene che il versetto di oggi non dice «getta sul Signore il tuo affanno ed Egli lo sosterrà». La promessa è che Egli non sosterrà solo l'affanno, ma anche te. È utile paragonare questo consiglio celeste con due versetti simili nel Nuovo Testamento, Filippesi 4,6-7 e 1 Pietro 5,7, che possono essere riassunti così. Che cosa dobbiamo fare? Gettare sul Signore ogni preoccupazione. Come dobbiamo farlo? Con preghiere e suppliche. Perché dobbiamo farlo? Perché Egli ha cura di noi. Il consiglio è tutto incluso. Getta su di Lui ogni preoccupazione, problemi di cuore, di famiglia, di lavoro, piccoli, grandi, ogni tipo di problema possibile. Ricordiamoci sempre che non c'è nulla di troppo grande per la Sua potenza, come scritto in Geremia, capitolo 32, versetto 17, e niente di troppo insignificante per il Suo amore. Matteo, capitolo 10, versetto 29 a 31. Che amico abbiamo in Gesù! Che il Signore ci benedica.